Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Prototype 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova e prima puntata. Faccio notare solo una cosa velocemente: la data che c'è scritto là sopra è veramente la data e l'orario in cui stiamo registrando. È una stronzata, lo so, però era bello da vedere in tutto questo. Prototype 2. L'ho giocato molto dopo il primo Prototype, nel senso che lo recuperai molti anni dopo perché trovai la Steelbook in un negozio dell'usato a veramente un cavolo. L'avevo pagata e ho detto, ok, non l'ho mai giocata, prendiamola e lo proviamo. Tra l'altro il primo Prototype l'avevo anche venduto, e infatti se mai lo ritrovo per la PS3 lo devo riprendere, anche se ce l'abbiamo su PS4, però, sai, per la collezione. Detto ciò, mi ricordo relativamente poco di questo gioco. Mi ricordo due cose in particolari. La prima è che il personaggio può utilizzare le abilità in combo, e questa è una miglioria che si vede tantissimo dal primo a questo Prototype. E la seconda cosa che mi ricordo è il finale, di cui non vi parlerò adesso, ovviamente. Tra l'altro, nel caso qualcuno non si ricordasse cosa è successo nel primo capitolo, abbiamo anche il riepilogo. Dunque, nuova partita. Lo facciamo in normale perché ovviamente non mi ricordo nulla del gioco. Andiamo. Non mi ricordo benissimo neanche chi è il personaggio, cioè le sue motivazioni, il tutto. Quindi diciamo che è una semi-blind run. Porteremo sulle montagne russe non appena tornerò a casa. Ora dormi, perciò dammi la buonanotte e passami. Ok, notte papà, ti voglio bene. Ok, è un soldato lui, questo me lo ricordo. Avrei tanto voluto esserci. Sì, sarebbe stato bello. Mi manchi, Jimmy. Manchi a tutte noi. Anche voi mi mancate, amore. Gli scienziati dell'industria Gentech stanno ancora cercando una spiegazione per l'evento comunemente noto come l'epidemia. Sul luogo sono arrivate le forze speciali governative conosciute come Blackwatch. Pensavo che ormai fosse tutto finito, ma ora dicono che c'è di nuovo in giro quella specie di virus. Ehi, cerca di stare tranquilla, ok? Sarò a casa tra un paio di settimane e poi magari andremo a stare da tua madre. Finché non avranno sistemato le cose. Sì, come no. Che poi non mi ricordo in che lasso temporale è ambientato il 2. Dovrebbe essere dopo il finale, comunque. Morto vivente. Per i dirigenti della Gentech, l'assalitore è stato infettato da quello che molti chiamano il virus Mercer, ritenuto debellato dall'anno scorso. Ok, un anno dopo. Hanno chiuso la scuola di Maya. Io non so se dovremmo restare qui. Dicono di stare tranquilli, di non causare panico. Allora state tranquilli e non causate panico, d'accordo? Sarò da voi domani sera. Poi prenderemo Maya e andremo da tua madre, ok? Se hanno contenuto il problema, non c'è motivo di dubitare di loro, no? Sì, io direi di no. Bella l'introduzione. Allora, ambientato un anno dopo. Dichiarerà la legge marziale in città entro le prossime 48 ore. A meno che non abbiate motivo di restare, noi di Eyewitness News vi consigliamo l'evacuazione. Noi vi diciamo di andarvene. Non mai visti violenza e distruzione come quelli dell'inspiegabile ondata virale delle ultime 72 ore. Sono stati riferiti diversi avvistamenti di Alex Mercer, individuo ritenuto responsabile della catastrofica epidemia. Che ricordiamolo, Alex non esiste più, è solamente il virus. Mi dispiace. Mi sento così lontano da voi. Mi manchi, papà. Anche tu mi manchi, tesoro. Non preoccuparti. Papà sta tornando. Sì, certo. Guarda, ogni volta che dicono una frase del genere vuol dire che stai per crepare. Interrotto, purple alert. Ok, la moglie è morta. La figlia è morta. Uccisa dal virus di Mercer. PTSD. Vuole uccidere Alex. Chissà come mai.
Ok. 19% della popolazione infetta. Reintegrato, assegnato alla zona rossa. Ovviamente, perché è un pazzo assassino che vuole uccidere Alex. Ninja 33, qui Shogun, mi ricevete? Valletta 1-1 in movimento, arrivo stimato in 2 minuti, mantenere la rotta. Cosa ci facciamo qui? Dovremmo mantenere la pace, proteggere i civili e roba del genere. Lasciamo queste stronzate sulla zona rossa alla Blackwatch. Merda, vorresti lasciare una missione di pattugliamento a quegli assassini? Farebbero saltare in aria questa dannata città. Già, puoi dirlo forte, amico. Puoi dirlo forte! Yeah! E ovviamente. Che casino! Beh, mi sa che l'idea di andarsene era la migliore, sai? Detto ciò, siamo ancora vivi. Che fortuna! Sono tutti morti, passo! Prova, prova, prova! Shogun, qui Ninja 33. Ho ricevuto 33, come sta la tua squadra? Sto verificando. Oh, ma guarda chi è arrivato! È proprio l'uomo che dovevamo Porca uccidere. Puttana. Alex Mercer. Alex Mercer? Oh merda, Red Crown, abbiamo Alex Mercer nella ZR, griglia 3-4. Ripeto, Alex Mercer nell'area ZR, griglia 3-4. Attendiamo vostri ordini. Ninja 3-3, qui Red Crown. Stiamo inviando dei rinforzi alla tua posizione. Non ingaggiare Mercer. Sì, come no. Red Crown, attenzione. Non sono della Blackwatch, cazzo. Pessima idea. Ma... mi spiace. Non ci ha pure degnato di uno sguardo, pensa. Ma che bravi che siamo! Ovviamente siamo soldati, mica per nulla. Vediamo quanto vali. Botte così, da umano? Cosa lo vuole fare? Ui! Ah, è esploso, pensavo fosse arrivato qualcosa. Che tra l'altro gli uccellacci qua davvero fighi. X per saltare? Credi che non ti seguirò fin lì? Pensi che questa cosa mi fermerà? Oh no, io sono un soldato. Ok, quadrato. Attacchiamo. Non posso fare nient'altro per il momento. Che poi proprio ci sta perculando malamente ora. Si sta proprio perculando lui. Aia. Sì, certo. Come no. Come se tu potessi fermarlo con un coltello quello. Non provare a scappare. Ma se ti sta veramente perculando, è arrivato volando quello. E ora se ne sta andando via camminando, lentamente pure. A me fa ridere tantissimo che veramente utilizza tutte le abilità che prendi nel gioco per in questo momento fare ste azioni. Ecco qua, ok. Io l'avevo fatto all'indietro.
Hai finito di fuggire? Sì, come no. È un Bahamut questo. Corri! Run! Run for your life! Che poi questo è ovviamente tutta parte tutorial. E tra parentesi, madonna che salto che ha fatto. Io dovrei aumentare la luminosità perché già vedo poco. Mi immagino voi cosa vediate. Ma dai, hai un braccio più grande di tutto il pirellone, figa, non puoi distruggere un muro. Scelte di storia queste, ovviamente. Ecco. Sì, come no. Come dire che questo va giù con due coltellate. Questo qua non andava giù neanche con le artigliate quadrite nel cervello. Però mi piace come inizio. Mi piace come inizio. È molto comunque narrativo a modo suo. Sì, certo, col coltello lo vai a ammazzare. Ma anche una pistola ti sei portato? Sì, certo. Come se gliene fregasse qualcosa. E via. Cerca di assimilarci. Ma nella realtà ci ha infettato. Siamo così pieni di odio che il nostro corpo non vuole proprio morire. Non temerai alcun male, perché tu sei con me. Il tuo pastore e il tuo incastro mi danno sicurezza. Mercer! Chi è sto tizio? Perché le parti scure non si vede un cacchio e le parti illuminate non si vede nulla perché c'è troppa luce? Nessuno dovrebbe sopravvivere. Il sistema è in preda al virus. Per questo dovrai compiere gli esperimenti, dottore. E se non gradirai i risultati con la Melorux, cosa fai? È la proprietà della gente. In emergenza, bruciate la stanza. Bruciare la... No, assolutamente no. Questa cavia è inestimabile. Il colonnello ha detto di bruciarla, ed è quello che farai. È ora di iniziare. E casualmente non bruceremo. Succede. Dovresti capirlo cosa sta succedendo. Però devo dire che a livello grafico, è mega migliore anche del primo, che nonostante sia importato qua sulla PS4, ha avuto anche lui un upgrade, ma questo è molto meglio già solo adesso. Ecco, aumentiamo un po' la luminosità, che voi non vedete nulla, se no. Ok. Con tutta la luce, sì, perdiamo un po' di profondità. Però almeno si vede qualcosa. Dobbiamo sapere il più possibile sul soggetto. Ehi, ti sento, sai. Ti sento, stronzo. I video però sono molto più scuri del gioco. E si vede tantissimo. Combo e attacchi potenti. I dati che stiamo raccogliendo sono incredibili. Mai visto niente del genere. Madonna mia. Comunque è molto più rapido. E si vede.
Si vede tantissimo. Sì, bruciatelo. Esatto. Tenete rari, premi il pulsante. Sì, signore. Ordine di fuoco dal colonnello Douglas Rux, ore 2:23. Oh, ma io l'avevo già installato, c'era scritto che era a posto il gioco. Aia. Chiamate la squadra di pulizia. Guardate che sia morto. Colonnello, non è il momento per le sue barbarie. Non fare l'ipocrita con me. Ho letto i rapporti dei tuoi esperimenti. Oh no, chissà cosa succede ora. Tra l'altro il loro vestito è bellissimo. Nessun segno di vita. Accertatene, non voglio un altro Mercer in libertà. Ha ragione. Ha ragione. Più più, è morto. Quando il mondo diventa bianco e nero ti resta poca salute. Recuperare la salute. Il soldato col triangolo. Oh mio Dio, voglio andarmene da qui. Ma come siete morti? Cioè, come è morto questo? No, non dovevo. Volentieri, signore. Heller, mangiali per sopravvivere. Chiuda il becco, dottore. Fate evacuare tutto il personale non necessario. Serve un perimetro di difesa su questo edificio. Ricevuto, colonnello. Ok, sconfiggi gli infetti. Forza, mostra combatti. Porca troia. Pagherete per questo. E via, altra gente sulla lista. Merda. Di quelli che devono morire. I comandi non funzionano. Tenente, sorvegli la sala di controllo. Non si preoccupi, non ce la farà uscire. Non ce la farà uscire. E puntualmente usciremo. No, ho sbagliato. Quindi L2 per mirare. Vieni qui, stronzo! Madonna mia, ste parti qua non si vede nulla, ma è il video che è fatto così, è fatto apposta, lo capisco. Però davvero non si vede una sega. Ma che diavolo? Assorbilo! Ciò per cui eri destinato. Ciò per cui ti ho scelto. Che cosa cazzo mi hai fatto? Ti ho iniettato il virus Mercer. È così che lo chiamano, giusto? Lo stesso virus 2 anni di fila. E la stessa. Tra l'altro la voce è diversa. A New York. Sveglia, Heller. Non si tratta di un'epidemia. È un test di bioarmi. Progettato dalla Gentech, controllato dalla Blackwatch e attribuito a me. E ora questo soldato te lo dimostrerà. James Heller, fanculo. Ti presento il tenente della Blackwatch, Mark Simon. Fanculo. Non lo porti. Lasciati guidare. Lascia che la verità emerga. Questo è l'assorbimento dei ricordi. L'interferenza di Mercer nella detonazione di New York era già abbastanza. Non può restare in libertà. No, teme che possa sputtanare le cose ancora di più? Ero nella squadra della Gentech che ha sviluppato il virus, Simon. Nel 1964. Non rovinerai il lavoro di una vita. Le parti illuminate sono mega illuminate. Le parti scure sono mega scure. Ogni essere vivente che consumi ti rende più forte. Prendi la sua forma e i suoi ricordi. Ti ho ascoltato parlare. Ho visto quella cosa strana del virus. Ma non ho visto nulla che mi abbia convinto a crederti. No? Ti hanno tradito, Heller. Ti hanno sbattuto in una gabbia con gli infetti affamati. E hanno cercato di bruciarti vivo. Non ho rilasciato io il virus. E non ho ucciso io tua moglie e tua figlia. Dunque cosa vuoi? Vorresti combatterli? Voglio distruggerli. La Blackwatch, la gente, che è il loro virus. E voglio il tuo aiuto. Ma prima c'è una cosa che devi fare. La gente sta facendo esperimenti con il virus, creando creature infette di ogni tipo. Ti serve quel DNA. Quando sarai pronto, ti troverò. E per amor di Dio, amico,
Mettiti qualcosa addosso. Che stronzo. Che bello. Il vestito è suo. A me piace tantissimo. Mi piace veramente tanto. È proprio il classico soldato ritirato. Ne voglio ancora. Un po' mi mancava. Un po' mi mancava giocare a Prototype 2. O meglio, proprio a Prototype. Perché comunque è una perla della PS3. Quel giubbotto lo vedrei benissimo in un cyberpunk, ti giuro. Viper, qui 2-5. Ho degli artisti nella griglia 1-9. Ricevuto 2-5, procedure standard. Ricevuto, Viper. Ok, mentecatti, in ginocchio. Consegnatemi i documenti, forza. Capitano, qui è uno schifo. Possiamo disinfestare? Sì, forse lo faremo. Ehi, dove stai andando? Ehi, hai problemi di udito? Ho detto mettiti in ginocchio, fratello. Fratello! Quando esegui le azioni violente, l'indicatore diventa per X per continuare. Consuma il comandante, quindi consumare. E niente. Consumando le persone puoi assumere la loro forma. Un'altra forma è consentita nello slot, è il mutaforma. Grazie. Ah, possiamo già planare e correre sui muri. Pensa un po'. Sì, 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 ora non è il momento. Vabbè, possiamo farlo, facciamolo. Questo ci farà comodo. La forma in cui puoi mutare è sicura quando non sei nello stato di allerta. Sì, grazie, l'ho fatto. Mi serve una posizione rialzata. Devo scoprire dove sono. Che poi nessuno ci fa mai caso. L'esemplare è nero, calvo, di circa 35 anni. All'ultimo avvistamento indossava una giacca di pelle ed è estremamente pericoloso. Ok, non ci hanno visto. Siete autorizzati a far fuoco, passo. Dicevo, farmi pezzi di merda. Nessuno ci fa caso quando vede un soldato della Black Watch che corre, salta e vola per i muri. Aspetta un attimo. Conosco questo quartiere. Quella è la mia chiesa. Chissà se c'è ancora Padre Guerra. Mi fa Padre Guerra. I consigli spirituali. Vabbè. La cosa buona è che nonostante tutto abbiamo già i poteri di base del movimento. Almeno quello. Padre Guerra. Padre, non voglio farle del male. James. Questa sì che è una storia. Sì, e questo è tutto nero, invece, non si vede nulla. Padre, ascolta la gente. Sono qui perché mi serve il suo aiuto. Già, ho sentito molte cose. Quasi tutte brutte. L'infezione ha colpito tutti. Ho cercato di lottare. Ho fatto tutto quello. Ma poi è arrivata la Black Watch. Cosa hanno fatto? Hanno ucciso tutti. Cosa dovevano aver fatto? Li hanno chiusi nei campi. Li hanno infettati. Messi in gabbia insieme ai mostri. Alcuni vecchi amici e io. Noi abbiamo. Abbiamo cercato di liberarli. Ma ci hanno presi e. Non si scherza con la Black Watch. Ma va. Le dimostrerò il contrario. Che ci puoi scherzare? Io vai lì sotto la scella. Vado a scherzarci, vado a farci la gara di battute. Se quello che dice Mercer è vero, dovrò controllare la gente che è la Black Watch. Chi comanda qui in zona? Non so come si chiamano, ma ci sono due comandanti all'ospedale. L'hanno trasformato in un posto di comando. James,
Non fare casino, ok? Padre, non fare cazzate, se la Black James! Se ha questo virus, allora ha ucciso Maya e Colette. Tu cosa faresti? Dimmelo. Fai attenzione. Raggiungi l'ospedale. Che cos'era quello? Ora ho anche le visioni, cazzo. Beh, vorrei saperlo anch'io. Tra l'altro non abbiamo ancora il salto potenziato. Perché lampeggia tutto? Siamo diventati una lampadina. Eccoci qua. Merda, che cazzo mi succede ora? Figlio di puttana. Quello è il tizio che sto cercando. Ho un sonar virale. Abbiamo capito tutto, sapendo niente. Premi L3 per cacciare. Oh, ma guardalo, è proprio lì al centro, messo sulla X proprio. Gli impulsi ritornano a rimbalza dal bersaglio al centro dell'anello. Il bersaglio è sempre al centro dell'anello dell'impulso di ritorno. Vabbè, bastava dire guarda quello che c'è lo scheletro rosso. Ah già, non abbiamo ancora le cose... Non abbiamo ancora le cose stealth, è vero? E via, mangiamocelo allora. Mi ero dimenticato di questo dettaglio. Pensavo ancora di giocare al primo. Cosa la lascia perplesso? È il dottor Koenig. La compassione che ha dimostrato per Heller non era professionale, era nauseante. Anche fosse, non è un argomento di cui parlare di fronte a dei soldati semplici. Merda! William, che cazzo ti fai al centro di comando? Torna alla tua postazione! Vai fuori dai coglioni, William! Koenig, è quel vecchio tizio della Gentech che mi usava come cavia. Me ne occuperò più tardi. Prima devo seminare questi stronzi. Ma che seminare? Me li mangio, faccio prima. Vieni qua tu. Ecco fatto. Problema risolto. James, hai trovato i comandanti? Hai voglia. L'altro è scappato. Non so dove potrebbe essere. Non preoccuparti, ho qualcosa che mi aiuterà a trovarlo. Raggiungi il parcheggio dell'ospedale. Viper 3, qui è Rattler. Perso contatto con Viper 2. Ricevuto, Rattler. Eccoci qua. Puoi usare l'abilità di caccia e rintracciare il bersaglio a lunghe distanze. Quanto lunghe? Ok, quindi finché rimbalza vuol dire che ci arriviamo. Funzionerebbe meglio se potessi vedere di più. Ti basta questo come punto alto? Cacciando e muovendo in visuale le varie direzioni puoi riuscire a capire dove si trova il tuo bersaglio. Di là. Osserva l'impulso di ritorno proveniente da destra. Grazie. È oltre il ponte. Non so perché funziona, ma cazzo funziona. Commenti totalmente random. Plana oltre il ponte rotto, scalta e fai il salto. Eccoci qua. Hai visto? Calmo. Fai finta di nulla. Oh, ma guarda, c'è un coso che ci rileva. Oh, eccoti, ciao. E niente, è ora di mangiare. Ostile? Sono propriamente una minaccia, io. Koenig avrà una bella sorpresa se crede che il colonnello Rux sia solo un burocrate. Cazzo, tenente, lo so. Una sera il mio vecchio caposquadra si è ubriacato e ha attaccato briga col colonnello. Pare sia ancora in ospedale. Mangia con la cannula. Forse stava dando aria alla bocca come fai tu. Mostra un po' di fottuto rispetto. Certo che sti soldati non hanno proprio pazienza, eh? Il colonnello Rux è quello che ha cercato di ammazzarmi nel laboratorio. Beh, vediamo se riesco a trovarlo. Io sono sicuro che sia bel nascosto lui. No. Questo sta facendo ancora il suo lavoro. Come funzioni questo coso? Ah, merda. Ma
Esatto. Locksmith qui, catapulta 2-4. Ingaggi i nemici sul ponte. Ma c'è ancora gente che sta lavorando. Li state ammazzando voi, vorrei dirvelo, eh. Allora, dobbiamo, esatto, cambia. No, ok, fatto. Il più forte vive. Ottimo, un bel po' di punti li abbiamo fatti.